Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman e disc jockey italiano. Anche se era partita male, l'ultima puntata di Affari Tuoi con protagonista Giovanni è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Accanto all'uomo c'era anche sua figlia, la ventenne Aurora. Le storie dei concorrenti sono anche ciò che più appassiona i telespettatori. Giovanni fa il vigile del fuoco e ha raccontato di aver vissuto tante situazioni diverse svolgendo il suo lavoro. In un primo momento, il dottore gli ha offerto 36.000 euro e la cifra non l'ha lasciato indifferente, tanto che ha dichiarato: "Non sono mai riuscito a metterli da parte una vita intera". Sua figlia però, che è stata determinante, lo ha spinto a rischiare e ad andare avanti fino alla fine. Man mano le cifre più importanti sono andate via e Giovanni è rimasto solo con un pacco blu e 75.000 euro alla finalissima. L'ultima offerta è stata di 24.000 euro e padre e figlia ci hanno pensato a lungo prima di dare la loro risposta. L'uomo ha però rifiutato e anche Amadeus si è complimentato per il coraggio mostrato. I due concorrenti hanno avuto la meglio, vincendo 75.000 euro grazie al pacco che avevano sin dall'inizio e che non hanno mai voluto cambiare. Giovanni e Aurora sono esplosi di gioia, così come tutto il pubblico in studio. E anche Amadeus, che si è commosso dinanzi al sogno di padre e figlia realizzato. Infatti, la giovane ragazza ha sempre dichiarato di volere un'automobile e Giovanni non si è di certo tirato indietro di fronte a questa richiesta. Un lieto fine che non ha lasciato indifferente nemmeno il padrone di casa.